del turno al Chieti, applausi per il Teramo, questo è il responso al termine dei 90 minuti dell'Angelini per il derby di Coppa Italia fra Neroverdi e Biancorossi. 2-1 per gli uomini di Assetta che hanno così legittimato il passaggio al turno successivo. Il Teramo comunque non ha demeritato, la formazione biancorossa è apparsa in palla e pronta per l'inizio di campionato di domenica prossima. Era andato in vantaggio il Teramo al 15° del primo tempo, traversone dalla destra di Ruffini e Maurizi si faceva trovare pronto al colpo di testa vincente e a portare in vantaggio i suoi. Poi ci metteva del suo il direttore di gara Enrico Di Frattamaggiore, non assegnando un calcio di rigore che è sembrato netto al Chieti ed espellendo d'aprile per il Teramo un minuto dopo. Al 43esimo, al termine del primo tempo, il pareggio del Chieti. Federico si liberava bene dal centro della difesa biancorossa e batteva con un tocco di esterno destro Grilli in uscita. Le squadre vanno negli spogliatoi e al secondo tempo, al 19esimo, il Chieti trova la rete del vantaggio e quindi della vittoria. Traversone dalla destra dello stesso Federico e Ortoli tocca in anticipo sugli avversari e batte Grilli. E il gol qualificazione, il gol che regala al Chieti la vittoria. Sì, è stata una gara molto tirata, molto dura, sono stati molti scontri, è stata veramente una partita di grosso agonismo, ci lascerà sicuramente degli strascichi per domenica, abbiamo diversi giocatori che non sappiamo se recuperiamo, comunque noi ci tenevamo moltissimo a superare il turno, forse al lato spettacolare non è stata una gara molto bella, però a livello agonistico è stata una gara molto tirata fino alla fine, sono state delle espulsioni, tanti ammoniti, quindi quello significa che la gara era proprio sentita da tutte e due le squadre. Forse un Teramo migliore del Chieti? Ma nell'arco delle due partite sicuramente abbiamo meritato di superare il turno, questo senza dubbio. Oggi potevamo anche non vincere, ma se vincevamo all'andata 3-0 nessuno ce lo poteva togliere, quindi i ragazzi oggi forse qualcuno si è risentito della gara di domenica sera a Catania, abbiamo viaggiato tanto, siamo tornati lunedì notte e qualcuno non ha reso al massimo delle proprie possibilità fisiche.